mi fa male e che comunque continua veramente a farmi ulteriore dolore, io ho detto sin da subito quelle che per me erano le persone che avrebbero potuto commettere questo reato, perché già c'erano qualche precedente in passato, anni prima c'erano il fatto che queste persone, che tutt'oggi queste persone stanno subendo un processo e altri sono indagati, ahimè io questi nomi li ho fatti sin da subito, solo che questa pista, nonostante quello che io dissi nell'immediatezza, è stata un po' sottovalutata perché, attenzione, giusto è che comunque l'indagine si faccia a 360 gradi valutando tutte quelle che sono le possibilità, dal pedofilo a quello che è la pista satanica, per carità di Dio, però giustamente la scelta, poi quella che è stata poi mantenuta nel tempo, si è evidenziata che è stato quello che comunque avevo detto sempre io. Infatti adesso c'è un'imputata accusata di sequestro di persona, che è la sorellastra di Denise, figlia dello stesso padre di Denise, hanno lo stesso padre in comune, questo padre aveva precedentemente, alla nascita di Denise, aveva una famiglia con cui, con questa famiglia aveva avuto due figli. Perché l'avrebbe sequestrata? Perché l'avrebbe ordito lei il sequestro della sorella, Piera? Ma il movente, per quanto riguarda attualmente quello che è portato avanti da parte della procura, del tribunale, è per gelosia nei confronti di Denise. Questa ragazza nutriva gelosia nei confronti della bambina, perché comunque secondo la sua aspettativa Denise toglieva a lei qualcosa che doveva essere esclusivamente suo. Ecco, e quindi in questo senso è stata la situazione, anche perché non sono dettate solo da parole o da sensazioni, ma bensì da fatti che comunque nel tempo e anni precedenti si sono verificati, prima del sequestro di Denise, determinate situazioni, tra cui delle ritorsioni a senso unico nei miei confronti, delle minacce nei miei confronti prima del sequestro di Denise. Quindi è evidente che quando mi scompare quel giorno, quel maledetto giorno, mi scompare la bambina, io non avendo assolutamente altre persone con cui avevo avuto qualche contrasto, quant'altro, poi stiamo parlando di un sequestro, un qualcosa di veramente abominevole, non è che stiamo parlando, che ne so, di qualcosa di un qualcosa di veramente irrisorio, stiamo, certo, parlando di un qualcosa di molto grave, cioè né ora né mai mi sarei aspettata un gesto di questo genere, però è evidente che lei è così determinata, Piera, nel sostenere questa tesi, Sì, e sono determinata perché ci sono degli elementi. No, beh, è evidente, certo. La mia è una considerazione. Non è dettato, sì, infatti, perché stiamo parlando 7 anni dopo, attenzione. Stiamo parlando che è da 2 anni che ho un processo in corso dove ci sono comunque stati dei test che hanno confermato fino adesso determinate cose, dei messaggi che lei mandava al padre nei confronti di Denise, nei miei confronti, messaggi proprio pesanti, di situazione, stiamo parlando comunque di una persona che comunque è stata intercettata dentro un commissario del PS di Mazara del Vallo 11 giorni dopo il sequestro, dove ha detto Denise io a casa l'ho portata. Quindi stiamo parlando comunque, io sto parlando con una determinazione, perché comunque a 7 anni dopo, visto che da due anni c'è un processo al di là di quelle che erano... Cioè, ha reperito elementi che suffragano, sì, almeno per lei, queste prese. Sì, purtroppo sì, ecco, ma dico purtroppo, certo, perché una sorella sicuramente, beh, infatti, dovrebbe aiutare. La tragedia sorella, già di per, ecco, se stessa è naturale, se poi si, perfetto, aggrava ovviamente con questa tensione ancora... È ancora più forte il dolore. Guarda, posso dire se tutte prima le sorelline... di salutarla, prego, signora Pire. Dico, posso dire che se tutte le sorelline d'Italia dovessero reagire così in modo per gelosia, ci sarebbe la strage degli innocenti. Anche perché ci sono invece sorelle che reagiscono a questo sentimento, a questo ruolo con tantissimo amore, come è giusto che sia per tutti. Signora Piera,
io sono un uomo di provincia, quindi mi muovo anche su questa tensione sentimentale. Dalle mie parti si dice nel cuore di questa madre. Siamo tutti nel suo cuore e nel cuore di quelle mamme che hanno perso, che hanno, alle quali è scomparsa la figlia o il figlio. Io non, la speranza è sempre l'ultima a morire. Signora Piera, da Radio Yes, la radio della città di Roma, davvero un messaggio di grande solidarietà e affetto. Grazie, grazie a voi. Grazie, grazie a Grazie. Piera Maggio, la mamma di Denise Bambini Bibitone. fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Tutti i bambini fanno oh, dammi la mano, perché mi lasci solo? Sai che da soli non si può, senza qualcuno nessuno può diventare un uomo. Per una bambola un robot, magari litigano un po', ma col ditino ad alta voce, almeno loro, fanno la pace. Così ogni cosa è nuova, è una sorpresa, e proprio quando piove i bambini fanno oh, guarda la pioggia. Quando i bambini fanno oh, che meraviglia, ma che scemo vedi però, e mi vergogno. Sulla lingua.